prende il via la seconda edizione di Ritorno ai Mercanti, un novembre d'arte, organizzata dalla CLA di Salerno per promuovere l'artigianato locale e favorire l'incontro tra gli artigiani e il pubblico. L'evento si svolgerà ogni sabato e domenica di novembre presso l'Arco Catalano, in via Mercanti, nel centro storico di Salerno, e prevede un ricco cartellone di eventi a ingresso libero. Un programma molto fitto che va dal 1° di novembre al 1° di dicembre, tutti i fine settimana. Abbiamo messo insieme, come già nella scorsa edizione di Ritorno ai Mercanti, nell'Arco Catalano, la musica, il teatro, quest'anno ci sono anche i libri, e l'artigianato. Abbiamo anche le mostre d'arte quest'anno, quindi un novembre d'arte viene proprio da questo, dall'unione di tutte le arti che poi sono l'insieme della cultura. Quindi abbiamo una mostra fotografica, una mostra di pittura, una mostra presepiale, e poi abbiamo interventi di teatro con 2 spettacoli in reading, 2 concerti di jazz, electric ethno, poi abbiamo un concerto classico del Conservatorio Martucci di Salerno, poi abbiamo 2 presentazioni di libri, una in anteprima e un'altra invece spettacolarizzata con un reading, e tantissime altre cose. Poi una cosa importantissima, abbiamo un incontro, questo specificamente domenica 17, con gli artigiani, alcuni artigiani del territorio, sono esattamente 6 aziende che da artigianato sono poi diventate anche delle aziende, che mettono insieme, che mettono proprio in mostra la loro diciamo esperienza e la loro professionalità. L'assegna è stata voluta fortemente già qualche anno fa per cercare di avvicinare i giovani all'artigianato, perché la nostra nazione in questo momento, già da diversi anni, ha una pecca proprio logistica di specializzazione di operai, e quindi l'artigianato sta soffrendo fortemente questo disagio, e quindi dobbiamo fare in modo che, unendo l'artigianato alla cultura, alla musica, come stiamo tentando di fare già da diverse edizioni, cercare di far avvicinare i giovani maggiormente all'artigianato. Quasi un mese di iniziative in una location centrale. Sì, è stato proprio voluto la ricerca di un posto nato per l'artigianato, e quale è meglio dei mercanti, e proprio la patria è stata la patria dell'artigianato. In questo momento ci sta questa desertificazione maggiormente di via Mercanti del centro storico, e quindi il tentativo è anche quello, non è utopico, ma è un tentativo di creare un certo riporto di artigianato nelle botteghe artigiane dei mercanti.